Bella ragazzi, come sempre Zam qui vi parla e oggi sono qui con un nuovo video, ma non è un vlog in macchina come sicuramente starete pensando, perché quest'oggi volevo proporvi un video un po' diverso rispetto alle altre volte. Allora, innanzitutto dovete lasciare fin da subito proprio migliaia di mi piace, perché se no vi uccido. C'è uno fermo qui davanti che non so cosa cazzo stia facendo di una macchina. Dai zio, io odio fare vlog in macchina perché penso sempre che la gente pensi che io sia pazzo mentre guido, anche se in realtà non è così. Bella zio, svuoti l'erba. Allora, quest'oggi stiamo andando a casa della nostra dolce metà. Che poi dolce metà non ho mai capito se si dice solo della gente sposata o anche dei fidanzati. Comunque stiamo andando a casa di Alice. Perché? Perché molto semplicemente, quello è il mio vicino di casa, perché molto semplicemente quest'oggi è giornata di shopping. E quindi, diciamo, prospettandomi le lunghe attese che avrei dovuto fare per aspettare lei che sceglie questo capo di abbigliamento, forse è meglio quest'altro, no, mi piace di più questo, allora mi sono portato dietro la videocamera per farvi vedere un po' come sono queste tipiche giornate di shopping con Alice. Quindi adesso andiamo a casa sua, le facciamo una sorpresina, perché lei in realtà non sa a che ora io mi presenterò. E quindi sta anche cominciando a piovere, perfetto! Ci sono tutti gli elementi per una giornata fantastica, cazzo! No, ma che bello è che io vorrei farvi vedere il bellissimo tempo che c'è oggi. Perché voglio dire, spegni sta cazzo di radio. Ho spento la radio, volevo dire, cioè, c'è un tempo veramente di merda. Voi guardate solo che roba, cioè c'è un cielo osceno. E noi stiamo andando a fare shopping. Bene, siamo finalmente arrivati a casa di Alice. Solo che dentro c'erano i suoi, quindi non è che potevo entrare così con la videocamera e fare... A posto, come va? Tutto a posto, tutto bene? Adesso stiamo aspettando che arrivi, in teoria. È proprio lei, incredibilmente, è proprio lei. L'hai messa in fondo? No. Buongiorno, tutto a posto? Tutto a posto. Come va? Tutto a posto, tutto bene? Tutto bene. Tutto a posto? Guarda come sei carina. Adesso, prima di partire, dobbiamo impostare il nostro navigatore, che in questo caso è ok. La meta è tra 30 minuti, potete ben vedere, passando per strada statale adriatica, passando per A14, col cazzo che passo per A14, mi tocca pagare, quindi passerò per qui, 37 minuti. Tappost! Andiamo, ok, si può partire adesso, direi abbiamo impostato il nostro navigatore, siamo pronti per partire, ingrediamo la retro, andiamo di non distruggere nessuna delle macchine qui presenti. Signorina, dov'è che stiamo andando oggi? Avevo già dato un'infarinata prima ai nostri telespettatori per dire che stiamo andando a fare shopping quest'oggi, no? Facciamo shopping per lei o per me? È in grado solo di ridere, è completamente strafatta. Allora, vediamo di non fare un piccolo chioppetto. Non so, chioppetto. Allora, quest'oggi andiamo in Ancona. In Ancona a comprare tanti bei vestiti per me, perché su internet non c'è più un cazzo. Cioè, io ho guardato nei vari siti da cui compro in continuazione e non c'è più nulla. Non c'è nulla che soddisfi le mie esigenze di guardaroba, che è alquanto pieno. E quindi se comprerò altre cose mia madre si incazzerà tremendamente. Nascondile. E dopo essere andati lì, porterò a cena fuori la signorina, perché giustamente lei deve anche mangiare. Ti piace il cibo, amore? Tantissimo. Adora il cibo. Volevo un hamburgerino, ma non so se riusciamo a trovarlo oggi, se non al classico McDonald's. Dove siamo? Signori miei, in questo momento siamo dispersi nelle campagne marchigiane, perché essenzialmente non è la prima volta che io tento di andare da H&M in Ancona, ma c'è un piccolo problema, che ogni volta mi dimentico quale cazzo è la strada. Quindi quest'oggi, per non sbagliare, ho detto prendiamo il cazzo di navigatore. E cos'è successo? Ci siamo persi. E io in questo momento, cioè il navigatore dice che mancano 12 minuti, ma in questo momento siamo dispersi in strade che in 19 anni di vita non ho mai battuto. E quindi io, oh, civiltà, vedo delle fabbriche. Dove siamo? Cosa stiamo facendo? Oddio, ora c'è della gente, perfetto. 200 e si arriva subito. 200, adesso in grano da qui. Cazzo! Va piano. Ah! Oh, costa Ford Kuga. Mettitela nel culo, stronzo! Problemi c'hai? Io sudo qua, a me che cazzo me ne frega. E ciao a tutti! La guida sportiva. Ci si vede, stronzi! Oh, siamo finalmente arrivati, direi. Mi si sono scarmigliati un po' i capelli, ho preso un po' di vento e se adesso è chiuso, io spacco tutto.
Spacco. Voi auguratevi che sia fottutamente aperto. Perché c'è tutte queste non è Natale! Cioè non è Pasqua, non ci sono regali da fare. Perché c'è tutta questa cazzo di gente? Ma io non capisco, io non ce la faccio. Troppo difficile rimettere a posto la roba. Smetti di importunarmi. Beh, direi che questa mi sta abbastanza larga. Girati verso lo specchio. Buona roba. Beh, no, ci sta in realtà, dai. Un po' larghina, un po'. Ci sta. Bicolor, molto basic. Un po' bicolor. Allora, prendo anche questa, siamo già due. Ora vediamo la terza. Tutti conoscono la mia passione per il nero. Infatti anche oggi siamo qui per comprare un'altra maglia nera. Ci sta, vorrei un suo giudizio, signorina Vicky. Sì, sì, a me piace. Sì, ma guarda le maniche, guarda, sembra un saio. Vedi? Guarda, ci posso fare l'elemosina. Vabbè, la più uguale. Scialla. Scialla. Per spegnere? C'è della privacy qui dentro. Non guardare le mie tette. Allora signori miei, siamo appena stati all'IKEA. Sapete, generalmente la gente viene all'IKEA per comprare mobili per la loro nuova casa. Io invece vengo all'IKEA per comprare questo. Il cazzo di gelato sì, più ma buono. Ma ti sta sbrodolando. Quanto sei bello quando mangi il gelato, fai vedere. Cazzo, è troppo buono. Fai da una leccatina. Il cazzo di gelato più buono del mondo. Perché per 90 centesimi avete una cazzo di cialda enorme con del buonissimo gelato che in questo caso io prendo al fior di latte e fragola perché sono i miei cazzo di gusti preferiti. Detto questo adesso me lo poccio di gusto. Puoi evitare? Potresti anche evitare. Basta! Mi piace, I love gelatuzzo. Stiamo aspettando che si facciano le 8. Perché? Spiegalo tu. Perché sono su un cazzo di parcheggio a pagamento che quindi scade alle 8. Ergo, io aspetto altri 5 minuti e se non vedo polizia in giro me ne vado. Nah. Siamo qui questa sera. Con la signorina Vicky. Che cosa sta facendo? Perché si nasconde? Quando finirò questa? Cosa? Vuoi dirlo ai nostri telespettatori? Guarda che faccia di merda. Cioè, adoro. Che bello lo zoom. Dai, che stronzo. C'è gente dietro, sono in imbarazzo quando mi proponi queste cose. Puoi anche smettere di filmare. Puoi anche smettere di filmare la mia stupida faccia. Ah, la signorina Vicky mentre addenta il suo buonissimo hamburger. Ammiriamola in tutta la sua. In tutto il suo splendore. Buono il panino, Alice. Ti piace? Davvero buono, eh? Se non fosse per il tuo ragazzo che con i soldi della partner. Ti fa diventare ricca. Allora, signori miei, dopo una cena davvero molto soddisfacente, ci stiamo. L'autopasto. Ci stiamo dirigendo verso. Ma che cazzo dei capelli c'ho? Ci stiamo dirigendo nel posto dove abbiamo fatto la nostra prima uscita quasi un anno e mezzo fa. Perché faremo un anno e mezzo quando, signorina. Dimmi. A Ferragosto, che cosa carina. In questo momento siamo in una delle vie più malfamate di Jesi. Che però ci sta per portare in un luogo. Quasi magico, direi, incredibilmente magico. Questo luogo, che una volta non era in ristrutturazione, è anche noto come carcerette. Le carcerette, che adesso vi faccio vedere molto semplicemente perché lì dentro, credo, una volta venivano rinchiusi i carcerati. Cazzo, incredibile. E quindi adesso cercheremo di salire per arrivare lassù nel buio. Oh, eccoci qui, se riesco a mettere a fuoco. Diciamo che questa è una piccola parte di Jesi che però adesso non è molto illuminata, devo dire, signorina. E si ricorda che su queste mura ci siamo dati il nostro primo bacio. Io ero proprio qua. Eri proprio lì, che carina. Davvero carina. E che cosa hai pensato il giorno che mi hai conosciuto?
Prego, prego, esponici la tua... No, no, dici. No. Ho detto dici. No. Vabbè, siamo qui un po' al buio. Un po'. Per salutarvi. Perché siamo arrivati alla fine di questo video, dopo che siamo stati qui, credo che ci dirigeremo verso casa dopo questo video, credo. Anzi, in gelateria, dice la signorina, però in una gelateria non è che posso mettermi a fare video. Perciò, io direi che possiamo anche salutarci qui, spero che questo video vi sia incredibilmente piaciuto. Vi esorto come sempre a lasciare un bel like, un commento che ancora fatto di iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella ragazzi, cioè, sembra un cazzo di mostro. Bella ragazzi, ciao da Zanfitti, bella.